Bentrovati gentili telespettatori, passiamo alle notizie di questa edizione. Pensioni povere, la Confederazione Italiana Lavoratori lancia una petizione. Il problema delle pensioni povere è una questione che ha iniziato a concretizzarsi dopo la riforma del 1995. Per porre fine alle pensioni povere, la Confederazione Italiana Lavoratori CONFLI ha lanciato una petizione con una proposta audace: istituire una pensione di garanzia per coloro che senza contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e senza diritto all'integrazione al minimo si trovano senza una pensione adeguata. Questa iniziativa è stata presentata a parlamentari pugliesi durante un incontro tenutosi nella sala del Consiglio della città metropolitana di Bari. La radice di questa proposta risale al 1995, come spiega il segretario generale della CONFLI, Confederazione Italiana Lavoratori, Gino Minoia. In quell'anno è stata introdotta una modifica fondamentale nel calcolo delle pensioni, passando dal sistema retributivo al sistema contributivo. Sebbene possa sembrare un semplice cambiamento di terminologia, ha avuto un impatto significativo sul calcolo delle pensioni. Con il sistema retributivo si garantiva comunque una pensione al trattamento minimo. Purtroppo, con l'introduzione del sistema contributivo, il beneficio del trattamento minimo è stato eliminato. Ciò ha comportato una significativa riduzione del valore stesso delle pensioni, a volte addirittura scendendo al di sotto dei 200 euro mensili. E qui con noi il segretario generale CONFLI Luigi Minoia. Dunque, segretario, può spiegarci quali sono le ragioni principali che hanno spinto la CONFLI a presentare questa petizione per l'istituzione di una pensione di garanzia? Tutto nasce dal 1995, quando hanno istituito una norma che ha previsto il cambiamento del calcolo della pensione. In sostanza, dal sistema retributivo si è passati al sistema contributivo. Quello che può essere un semplice cambio di significato, nei fatti è stato determinante per il calcolo delle pensioni. In sostanza, col sistema retributivo comunque veniva garantita una pensione al trattamento minimo, purtroppo col sistema contributivo il beneficio del trattamento minimo è stato abolito. Capite bene che questo non fa altro che ridurre il valore stesso della pensione, perché il calcolo che viene fuori a volte è anche inferiore alle 200 euro mensili. Il calcolo della pensione con il nuovo sistema contributivo, a volte, pur con 20 anni di contributi, porta ad un risultato effettivamente deludente, perché ormai si tratta di un lavoro povero, tanti ragazzi, tanti giovani purtroppo non hanno un lavoro continuo, quindi questo lavoro discontinuo e con retribuzioni a volte molto basse rischia di far diventare le pensioni realmente le pensioni povere. Cosa noi consideriamo importante? Far mobilitare l'opinione pubblica per chiaramente incalzare il governo affinché prendano consapevolezza di quello che sta accadendo, perché probabilmente ancora oggi non sono resi conto di quello che effettivamente sta succedendo. Perché noi oggi abbiamo iniziato questo percorso? Per la semplice ragione, come dicevo, che il tutto nasce nel 1995, quando si è detto che dal 1 gennaio del 1996 inizia il sistema di calcolo contributivo, cioè non c'è più la garanzia del trattamento minimo. Capite bene che nell'arco di quasi 30 anni ormai è arrivato qualcuno all'età della pensione o per ragioni di salute stanno con la necessità di fare domanda anticipata attraverso le classiche domande di invalidità da lavoro. E oggi quindi sorgono i problemi, iniziano ad esserci queste pensioni con un calcolo molto basso. Ancora segretario, qual è il ruolo del governo e del Parlamento in questo processo e quali passi concreti sperate che vengano intrapresi nella prossima legge di bilancio? La classica risposta di chi ha governato in questi anni è stata quella di dire sempre che non ci sono le coperture finanziarie. Premesso che è falso, ma è falso già il sistema di calcolo che viene fatto, come se pagare i contributi sia un qualcosa di non valido, in quanto vengono tutti quanti portati in un calderone e questo calderone poi consente anche di pagare le prestazioni socioassistenziali. È chiaro che bisogna prima di tutto dividere il sistema previdenza da quello di assistenza, ma al di là di tutto questo, oggi, in fatto ancora più concreto, è che il sistema che dicevamo, quello retributivo,
si sta a poco riducendo. In sostanza, chi ormai va in pensione ha perso chiaramente il privilegio della integrazione a trattamento minimo. I nuovi che vanno in pensione questo trattamento minimo non lo stanno avendo. Capite benissimo che questo risparmio, che oggi è di circa 400 milioni all'anno, sarebbe utile per iniziare a creare quel progetto che noi chiamiamo garanzia di base delle pensioni, perché questo deve essere un fatto non solamente di chi lavora, ma anche di chi non ha lavorato. Mi spiego meglio. Se ad oggi noi abbiamo riconosciuto a tutti coloro che sono in condizioni di indigenza le 780 euro al mese derivanti dal reddito di cittadinanza, si presuppone che a 67 anni di età si crea un altro paradosso, che uno non può più lavorare e non ha nulla da poter vivere. Quindi se deve vivere solo con i 100, i 200, i 300 euro che vengono fuori dal calcolo della pensione, realmente creiamo dei poveri pensionati. Allora, la domanda e quindi la proposta al Parlamento consiste in questo: una pensione di garanzia, di base, per tutti, che chiaramente progressivamente dovrebbe arrivare alle 780 euro, che sono quelli già riconosciuti per il reddito di cittadinanza. A questo importo base spettante a tutti ci deve essere poi in aggiunta, per coloro che versano i contributi, il valore a calcolo contributivo che nel frattempo viene maturato. Solo così potremo garantire a chi ha lavorato una pensione più dignitosa. Un altro dramma della disinformazione sta nel fatto che tutti dicono che si va in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi. In realtà c'è una clausola poco conosciuta che dice che se tu non raggiungi un importo soglia minimo previsto per legge, che oggi come oggi è 1,5 il valore dell'assegno sociale, stiamo intorno ai 750 euro al mese, si può creare il paradosso che uno con 20-25 anni di contributi raggiunge un valore di pensione intorno ai 700-720 euro, non potrà ugualmente percepire la pensione e quindi il diritto lo completerà, pensate paradossalmente, a 71 anni. E questo è qualcosa che veramente fa venire i brividi pensando che uno non solo è stato sfortunato, che ha avuto una pensione, un lavoro povero, una pensione povera e deve addirittura aspettare i 71 anni per poterne beneficiare. Questa è una cosa di una gravità pazzesca, solo che probabilmente non c'è la giusta sensibilità per prendere consapevolezza. Facendo un discorso ancora più serio, noi stiamo giocando sulla pelle delle future generazioni e chi oggi ha la responsabilità di governo deve pensare che sta giocando, so che è un termine forte, sulla pelle chiaramente dei giovani che domani saranno i futuri pensionati. Quindi noi dobbiamo cercare di ragionare in termini più costruttivi. Quindi la nostra proposta non vuole essere né speculativa e tantomeno strumentale, è costruttiva. E in un convegno che abbiamo fatto l'altro giorno abbiamo detto ai parlamentari presenti, tra l'altro di ogni estrazione politica, abbiamo detto che la nostra proposta non è contro qualcuno, ma è per qualcuno. Il qualcuno chiaramente è il futuro lavoratore, quindi il giovane che domani sarà il futuro pensionato povero.